Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex e come sempre invito a iscrivervi qua su YouTube o sul canale Instagram, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Iniziamo a parlare che questa settimana è Lucca Comics, quindi è uscita un bel po' di roba anche in anteprima con molti gadget e ve li farò vedere tra poco. Prima di tutto vi dico che ho fatto 3 video questa settimana, vi lascio il link in descrizione che parla delle prime impressioni di Comic Can't Communicate, Chainsaw Man e Hanako Kun. Se vi interessano potete andare a guardarli. Allora, iniziamo subito. Allora, con Slam Dunk numero 13. In allegato c'è questa calamita. No, chi dice Slam Dunk? Non vedo l'ora di vederlo. Molto molto bello. Spokon parla di basket, ma non solo. Dei ragazzi che erano un po' dei bulli, ognuno con una storia. E ti appassiona veramente tanto, soprattutto le partite, ti sembra di essere dentro, tanto che tifi per quella squadra. Poi guardate i disegni di Takiko Inoue, sono qualcosa di strepitoso. Poi vediamo, è uscito Holy Magical Girl Holy Moon e anche la Variant con Giada Robin. Allora, non so assolutamente di cosa parla, però voglio vederlo. I disegni sono stupendi, devo dire. Dal nome penso che sia una ragazza con poteri magici. Sono curioso. Poi, neanche uscito. Asadora, sempre la Planet Manga 1. Anche in questo c'era il gadget che è una spilla. Non l'ho trovata, lo troverò probabilmente settimana prossima, andrò a recuperarla. Ecco, è un po' è drammatico. Anche questo sono davvero curioso. Nell'epoca fine seconda guerra mondiale, quindi sono molto curioso di vedere cosa parla. Mi sono spoilerato poche cose questa settimana posso, perché voglio, sono curioso. Poi è uscito anche da J-Pop, l'unica cosa che è uscita che ho preso da J-Pop, che è questo Kemono Jien, è un battle shonen. Vi leggo, c'è scritto un tranquillo villaggio di campagna, gli animali muoiono uno dopo l'altro in circostanze inquietanti. Per risolvere il caso viene assunto a Tokyo un elegante detective di nome Inugami. Durante le indagini l'uomo si imbatte in un misterioso ragazzino al posto soprannominato Dorotabo, come lo spettro che vive nel fango. È da loro incontro che inizia questa strana storia di mostri. Quindi, quanto pare un semplice battle shonen classico dove bisogna uccidere i mostri. Disegni a vedere. Non sono niente male, molto tratto ben definito di bianco e nero. In allegato c'era questo regalo, non so se si vede bene, ecco, vediamo. Farò comunque video recensioni di tutti questi, soprattutto delle prime di tutti, farò video di cosa ne penso, la prima impressione. Poi vediamo, io ho una Principessa Scarlatta numero 18, poi Ro Hero numero 3. Qua i disegni sono davvero qualcosa di fantastico, qua i disegni, cioè bisogna prendere anche solo per i disegni. Poi Baptins, come si dice, 1 è un bel volumozzo, 17 euro. Questo sarà probabilmente qualcosa legato orrido dell'horror, però ero curioso di vederlo. Anche bello grosso, guardate, rispetto a un manga normale. Bene. Poi cosa è uscito? Il cofanetto di Dragon Ball Z. Che sono praticamente il limited edition, solo per Lucca Comics, quindi affrettatevi se volete. Dragon Ball Z. Praticamente sono i manga dei film. E c'è anche addirittura Dragon Ball Super Broly, l'ultimo film che hanno fatto. Ecco, un appassionato di Dragon Ball come me non poteva non prenderli. Poi, oltre un altro cofanetto, è uscito di One Piece. Questo, 2 film. Strong World, che dovrebbe essere l'ultimo film, se non erro, credo che sono andato al cinema l'anno scorso anno. Molto carino. Poi vediamo, poi c'è anche questo qua di One Piece. L'altro che è in Gold, anche questo è un film. Sono curioso anche questo di vedere. Poi andiamo a vedere, poi è uscito anche in anteprima Weathering With You, manga dell'anime, il film che ho visto anche qua al cinema lo scorso anno, mi è piaciuto molto. Ecco,
tra Your Name, preferisco Your Name sinceramente rispetto a questo, però voglio, sono comunque curioso di leggerlo, cioè, perché tanto so già la storia, perché avendo visto il film lo so. Parla di questa ragazza che controlla il tempo. Poi le chicche. Sta settimana in anteprima Demon Slayer numero 10 con i segni, 4 segnalibri trasparenti molto belli, sono da prendere. Uscirà l'11, probabilmente 11 novembre per tutti gli altri, però vabbè, sono curioso. Poi Eden Zero numero 7 in anteprima anche questo con due cartoline. Poi la vera chicca di oggi, Spy x Family Early Access, è una variety edition con dentro qualche gadget. Settimana prossima uscirà la regular e un'altra variant diversa da questa. Allora, andiamo a vedere. Questa qua è la variant speciale, apposta per il Lucca Comics. Dentro c'è questa cartolina che ho visto anche per la prima volta. Parla di questa famiglia che sia genitore che madre sono spie, ma nessuno lo sa. Sono molto curioso di vedere, perché in Giappone sta andando benissimo. Dentro c'erano altri gadget, una spilla che sembrano calamitate, due calamite, una e una due, e questa tessera da spia, diciamo, penso che sia. Poi c'è un bel po' di roba qua. Adesso poi cosa ho recuperato? Ho recuperato tutti quelli di Overlord che mancavano, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, 9, 10 e 11. Io avevo già il 12 e il 13, con questo sono a pari. Poi, chi mi ha seguito su Instagram settimana sa che ieri mi è arrivato un pacco. Siete curiosi, ora vi dirò cosa conteneva. Conteneva gli Ibi Mushishi. Que è un seinen, è uscito, c'è anche l'anime su Vid. Parla di questo ragazzo, uomo, che affronta questi mushi, che sono insetti, degli insetti particolari che hanno vari poteri, che posso controllare le persone. È molto bello, disegni ben fatti. Guardate come la copertina, non so se si capisce al tatto, come sembra un acquerello. È molto particolare la copertina, è molto ben fatta. L'1, il 3 per il 1 l'ho trovato, troverò anche qua, cercherò anche quello. 4, il 5 neanche l'ho trovato, il 6, il 7, l'8, il 9, cioè 9, scusate, così 9 e il 10. Poi ho trovato Rosario Vampire, ho trovato solo tre numeri, intanto che cerco l'altro, il 2, il 3 e l'8. Allora parlo di questo ragazzo che viene preso in una scuola per mostri, anche se non lo sa, e tutti credono che anche lui sia a volte sia un mostro. Incontra questa mocha-chan che sembra un angelo, ma in realtà si scopre che è un vampiro. L'angelo ha due personalità, diciamo, si sdoppia. Entrambe le personalità alla fine si innamoreranno di questo ragazzo. Ci sono varie vicende, è una specie un po' harem, però mancano anche i combattimenti. Non è che sia un capolavoro, cioè potete anche evitare di prenderlo, io l'ho preso perché comunque sono un patito di collezioni, quindi non volevo non prenderlo, visto che ho visto anche l'anime. Poi l'ultimo, Bakemonogatari 1, la variant. Io con questo vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, a iscrivervi, a condividerlo per aiutarmi a crescere, attivate la campanellina se volete per non perdere i miei video, vi darò un annuncio, uscirà un nuovo format, non vi dico altro, però seguitemi, grazie per avermi seguito.